lucemi dal lato il calavrese abate Giovacchino, di spirito profetico dotato. Così scrive Dante nel dodicesimo canto del Paradiso, elencando i personaggi che affollano il quarto cielo del sole. Dante ne mette tanti in questa folla beata, ma tra i vari profeti e santi, tra padri della Chiesa e innumerevoli uomini di fede, uno solo splendeva di lato al sommo poeta, uno solo lo illuminava accanto. Era Gioacchino da Fiore, l'abate calabrese che Dante già riconosceva come spirito profetico e che aveva altri due importanti doti. Era un gran camminatore e predicava all'epoca sfiorando l'eresia. Che ci fa quindi lì nel paradiso dantesco uno così? E per di più splendente di luce. Se lo sono chiesti anche alcuni escursionisti della WISP di Catanzaro, che hanno deciso di approfondire l'argomento non solo studiando sui libri, ma facendo letteralmente una ricerca sul terreno, ovviamente a piedi. Dal 2015, infatti, questi escursionisti rievocano a ogni anno il cammino che l'abate percorse 8 secoli fa, lungo i sentieri della Sila, con l'obiettivo di congiungere alcuni tra i luoghi più significativi nella vita di Gioacchino. È così che sono nate le camminate gioacchinate. Grazie alla WISP e alla curiosità di quegli escursionisti, oggi esiste un vero e proprio cammino di Gioacchino, lungo ben 180 km, che attraversa i boschi della Sila, toccando diversi centri abitati, ricchi di chiese e di reperti storici, di testimonianze artistiche e panorami mozzafiati. Ogni anno viene percorso parte di questo cammino in 4 giorni, da camminatori che hanno motivazioni diverse. Qualcuno è spinto dall'amore per l'attività fisica e la bellezza della natura calabrese, altri dalle risorse turistiche dei luoghi, che offrono storia, arte, enogastronomia e tradizioni d'eccellenza. Vi è chi vi trova motivazione nel desiderio di conoscere la figura e il pensiero di Gioacchino da Fiore, che fu abate, scrittore, predicatore e molto altro. Chi è mosso dallo spirito di avventura, chi partecipa per amore di spiritualità o di socializzazione. Il primo giorno di cammino ci troviamo ai piedi della Sila, nella provincia di Cosenza. A Celico si trova la chiesa dell'Assunta, nota per essere stata costruita prima del 1421, sul perimetro della casa natale di Gioacchino da Fiore. L'interno della chiesa presenta un'unica navata. Sul soffitto una Madonna del 1845 ci saluta prima di entrare in una piccola e anonima sagrestia, che però ci emoziona. Perché è in questo luogo, all'epoca una semplice stanza, che nacque il piccolo Gioacchino nel lontano 1130. A Celico tutto ricorda l'illustre figlio. Basta passeggiare per le viuzze arrampicate in salita ed ammirare infine il grande monumento in bronzo che il paese ha dedicato a Gioacchino, realizzato dallo scultore Cesare Baccelli nel 1965. Così riprendiamo a salire, facendo tappa a Prato Piano, che accoglie sempre i camminatori tra i suoi alberi monumentali, segno evidente di una natura fitta e ricca di biodiversità mediterranea. Eccoci poi a Pietrafitta, sede dell'importante chiesa di San Martino di Canale. La chiesa, detta anche di Giove o Iove, fu edificata prima dell'undicesimo secolo e comprendeva un convento che fu l'ultima dimora di Gioacchino da Fiore. Il luogo trasuda religiosità. Infatti da qui, intorno all'anno 1000, partì l'archimandrita Sant'Ilarione, con i suoi seguaci alla volta di Chieti, per fondare l'omonimo convento. E sempre qui, Gioacchino morì nel 1202. I suoi resti mortali vi rimasero fino al 1226,
quando vennero traslati nell'abbazia florense di San Giovanni in Fiore. La seconda tappa parte dal centro storico di Rogliano, piccolo e interessante paese del Cosentino che ancora oggi ci mostra le sue rughe. Non si tratta di segni di vecchiaia, ma dei piccoli spiazzi davanti le case, comune a tantissimi paesi della Calabria, dove ci si riuniva per giocare, conoscersi e chiacchierare quando non c'erano reti wifi e smartphone. Lasciamo Rogliano col suo Duomo per raggiungere la suggestiva cascata di Cannavina, a cui si arriva dopo aver attraversato il ponte Tavolaria sul fiume Savuto, che risale al XVI secolo. Inerpicandosi sul colle Pallone, entriamo nella remota e ospitale frazione di Orsara, in territorio del comune di Marzi, dove non è raro toccare con mano la proverbiale accoglienza e generosità dei calabresi, che in tutti i luoghi visitati accompagna i camminatori. Il terzo giorno di cammino puntiamo dritti all'abbazia di Corazzo, a Carlopoli. Si cambia provincia passando da Cosenza a Catanzaro e lo facciamo prendendo per un po' la ferrovia. Camminiamo infatti percorrendo a piedi un tratto della dismessa strada ferrata che in passato metteva in comunicazione gli abitanti di questi luoghi di montagna. Tra gallerie buie e segnali ferroviari arrugginiti, i binari ci guidano da Colosimi a Bianchi. Qui il comune da poco tempo ha allestito un originale museo delle pergamene e documenti storici, intitolato a Luigi Elvio Accattatis, illustre storico locale e accademico dell'Ottocento. Tra pergamene antiche e documenti di notevole valore storico, scopriamo una bolla papale di Benedetto XII e gli autografi di grandi star dell'antichità, come gli imperatori Carlo V d'Asburgo e Federico II di Svevia, senza dimenticare Costanza d'Altavilla e Federico IV d'Aragona. Lasciamo le carte e finalmente arriviamo nella magnifica Corazzo di Carlopoli. La grande e antica abbazia si apre ai nostri occhi tra gli altissimi alberi della Sila, mostrando i suoi ruderi monumentali in tutta la sua forza e potenza. L'abbazia di Santa Maria di Corazzo fu infatti fondata dai Benedettini nell'XI secolo, in prossimità del fiume Corace. La storia dell'abbazia si incrocia con quella di Gioacchino da Fiore, che dopo aver preso i voti a Catanzaro, qui vestì l'abito monacale, diventando in breve abate. Gioacchino si staccò definitivamente da Corazzo, trasferendosi prima in un posto di quiete chiamato Pietralata, poi fondò una nuova congregazione religiosa detta Florenze, nel 1196. Con l'inizio della quarta tappa, purtroppo, l'avventura volge al termine. L'ultimo punto di partenza è fissato nei pressi del lago Ampollino, uno dei tanti e bellissimi laghi artificiali che dal Novecento arricchiscono la Sila e forniscono acqua potabile ai calabresi. L'acqua è protagonista nella giornata di oggi. Infatti camminiamo per un lungo tratto su quello che era un antico acquaro badiale, realizzato nel 1200, che utilizza le acque del fiume Garga. L'acquaro badiale collega i due luoghi storici più importanti della tappa di oggi. Parliamo del sito archeologico di Jure Vetere e della grande abbazia Florenze, meta finale del nostro viaggio.
Iure Vetere era un luogo ideale, secondo Giacchino, particolarmente utile a rigenerare la spiritualità perduta, grazie alla pace e alla tranquillità che qui regnavano. Da Iure Vetere si arriva a San Giovanni in Fiore, la nostra meta. Entriamo nel cuore antico e autentico del centro storico, al passo lento di chi è stanco, ma intravede l'ambito traguardo. Ed eccolo il premio. Girando l'angolo tra un vicolo e l'altro, ecco la grande abbazia florense di San Giovanni in Fiore. L'abbazia, bellissima e austera nella sua facciata, figura tra i più importanti edifici religiosi della Calabria ed è la più grande chiesa antica a navata unica della regione, vero capolavoro di architettura impregnato di simbologia teologica. Fu costruita tra il 1216 e il 1234, dopo la morte di Gioacchino, dall'architetto e vescovo Luca Campano, che rispettò le caratteristiche tipiche delle altre architetture gioachimite, in primis semplicità, austerità e funzionalità. L'interno, con la sua unica e immensa navata, presenta un ambiente solenne, le cui alte pareti spoglie da decorazioni sottolineano l'ideale di povertà perseguito da Gioacchino. Dietro l'altare, ricco e solenne, una finestra circolare è inscritta all'interno di un triangolo formato da tre piccole aperture, anch'esse circolari, con probabili riferimenti alle tavole del Liber Figurarum di Gioacchino, l'opera in cui l'abate spiegò la sua celebre ma complessa teologia delle tre età. Ora il cammino è finito, e con esso anche la fatica e la gioia dello stare insieme. E ci portiamo dietro la soddisfazione di aver concluso un'avventura, di aver scoperto un mondo nuovo, sia fuori che dentro di noi, e di aver conosciuto una Calabria inaspettata e bellissima, forse oggi dimenticata o sottovalutata, ma che in un lontano passato fu centro del mondo e teatro della cultura e del pensiero umano.